ma spesso vi sarà capitato di vedere illusionisti presentare l'effetto in cui un elefante scompare dal palcoscenico. Quest'oggi vi svelerò il trucco. Questo è il palcoscenico. L'illusionista usa dei drappi per nascondere agli occhi del pubblico l'illusione. Quindi mettiamo un drappo sul palcoscenico e un altro drappo sul palcoscenico. Poi la cosa più importante, fa entrare in scena l'elefante. Che entri l'elefante! L'elefante entra in scena, lo posiziona dietro i drappi e quando li leva, dell'elefante non ci sarà più traccia, sarà scomparso. E adesso, trucco svelato. L'elefante è dietro il palcoscenico. Ve lo faccio un'altra volta per farvi apprezzare appieno l'illusione. Quindi abbiamo l'elefante, qui c'è la rete, ricordatevi. Quindi i drappi vengono posizionati sul palcoscenico come prima, la stessa cosa. L'elefante viene fatto entrare in scena. Che entri l'elefante! L'elefante entra, si posiziona dietro i drappi e, come sapete, come avete già visto prima, l'elefante praticamente è dietro il palcoscenico. Mi raccomando, quindi basta un po' di polvere magica così e il solista, quando vuole, leva i drappi per la seconda volta e l'elefante, agli occhi del pubblico, è nuovamente scomparso. Però spesso la magia non è solo illusione, ma è anche in realtà elefante scompare veramente.